Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video che servirà a mettere un po' d'ordine nel marasma di centrocampisti che attualmente sono disponibili su FIFA 22. Difatti ne abbiamo visti durante le promo di essere rilasciati come Fofana, come Kessi, eccetera. Abbiamo visto anche la scalata di Nkunku. E proprio di Nkunku andremo a parlare anche oggi, visto che ieri si è portato a casa il Potm di Bundesliga. Quindi ci andiamo a fare tutto quello che può essere il confronto possibile tra questi giocatori sulla base di quelli che sono i test anche che ho fatto, visto che praticamente li ho provati tutti e vi posso dire perché io poi, parere personale, preferisco l'uno all'altro e viceversa. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, mettetevi comodi perché questo sarà un video abbastanza articolato. Primo giocatore di cui andiamo a parlare in questo video è Seko Fofana. Una carta che paradossalmente ormai si è fatta abbastanza vecchiotta, perché comunque è uscita da un po', e ancora oggi qualcuno mi chiede se vale la pena sbloccare questo Fofana oppure no. Andiamo ad analizzare innanzitutto quelli che sono i suoi punti di forza, perché presenta un ranking di alto alto sia in attacco che in difesa, e in più è 1,85 m di altezza, per cui parliamo di un giocatore che è dotato di fisicità e soprattutto fa la fase offensiva al pari di come fa la fase difensiva, quindi è un centrocampista a tutto campo. Ha 4 di piede debole e questo è molto importante, perché questo ci garantisce di poter fare dei passaggi puliti sia con il destro che con il sinistro, quindi sia col suo piede forte che con l'altro ovviamente. Il 3 di skill ci interessa molto poco, visto che si tratta di un centrocampista. Se poi andiamo a vedere quelle che sono le stats nel dettaglio, quello che a me piace tanto di questo Fofana è il fatto che ha 92 di passaggio corto e 86 di passaggio lungo, quindi ha degli ottimi passaggi. In più ha 90 di intercettazione e 78 di lettura difensiva, che non è proprio un parametro incredibile, però vi assicuro che lo rende discretamente automatico. In più 88 di forza e 83 di aggressività, che gli danno una grandissima mano quando andate a temporeggiare con l'L2. Quindi questo Fofana, come potete vedere anche dalle statistiche, non solo mette i gamboni quando deve recuperare il pallone, ma è anche un ottimo interditore. Difatti 60 assist in 240 partite, è una media di un assist ogni 4 partite. Poi anche 6 gol, quindi comunque anche in zona offensiva diciamo che la zampata e il guizzo ce l'ha. Quindi attualmente, anche se uno va a vedere le squadre dei pro, sto Fofana voi ve lo ritrovate ovunque. C'è sempre Fofana, di solito è accompagnato a qualcun altro, ma c'è sempre Fofana. Questo perché è secondo me superiore a tutti quelli che andremo a vedere successivamente in questo video, e poi andiamo ad analizzare il perché. Questo inoltre si allaccia pure al solito discorso che mi farete: ma è meglio Fofana questo, sblocca? Per me Fofana, anche se voi lo prendete e lo mettete nel club per una cifra onesta, considerando anche quelli che sono i link che c'ha, può sempre tornare utile, ma anche da super sub, ripeto, se non lo pagate tantissimo. Ora sono saliti un po' i fodder rispetto a quando è uscito, però per me vale assolutamente la pena, e occhio perché credo che a breve scadrà, visto che uscirà il nuovo Potm di Ligan, quindi pensateci bene a farvi scappare questo Fofana. In seconda posizione troviamo Frank Kessié, un altro giocatore che praticamente ha le sue stesse caratteristiche, perché è 1,83 m, quindi è fisico, è alto alto come work rate, quindi fa entrambe le fasi, ha 3 di skill e non ci importa, ha 4 di piede debole, quindi vuol dire che i passaggi con il suo piede sinistro li fa veramente bene. E anche lui, se andiamo a vedere le stats difensive, rispetto a Fofana ha un quid in più, perché addirittura 88 di lettura difensiva, 87 di intercettazione, magari pecca lievemente nell'aggressività e nella forza rispetto a Seko, però ha anche lui dei gran passaggi, 96 di corto e 90 di lungo. Quindi abbiamo una carta che costa bene o male 180k, che comunque c'ha ottimi link considerando quello che è il triangolo con Teo, Cordoba, Tomori, eccetera eccetera. Soprattutto link anche Fofana, e che voi vi potete portare a casa e che vi farà fare un figurone in mezzo al campo, perché anche per lui le statistiche parlano chiaro: 8 gol, 61 assist in 211 partite, tutte quante giocate praticamente tra Division Rivals Elite e Weekend League. Quindi Kessié praticamente è come se fosse il doppione di Fofana, e per me loro due sono quasi i GOT incontrastati. Poi si può iniziare a fare anche un ragionamento diverso, perché magari si può scegliere uno tra Kessié e Fofana e andargli ad agganciare un giocatore un po' più tecnico, se vogliamo, come può essere questo De Jong. Saltiamo per un attimo Kanté,
che ha 4 di skill ma 3 di piede debole, in questo caso ha alto normale, quindi magari sebbene dà una mano in fase offensiva alle volte è un po' in ritardo in fase difensiva, e visto che non ha queste grandissime stats difensive nonostante addirittura un 80 di lettura difensiva e considerando anche probabili upgrade, rispetto a un Fofana è un po' più passivo nell'andare a recuperare palla. Certo, dalla sua c'ha gran passaggi, l'agilità eccetera eccetera, però pecca in forza e aggressività. E in più quel 3 di piede debole, vi assicuro che si sente un botto quando sto De Jong, vi girate per dare la palla col mancino, soprattutto con i driven pass, spesso e volentieri la palla gli scappa e non riuscite a far arrivare il pallone al vostro compagno desiderato. Per cui, considerando anche quello che è il prezzo, onestamente io tra un De Jong e un Kessié, che mi difende meglio, i passaggi li fa bene uguale, anzi col 4 piede debole rischia di sbagliarne meno, io mi vado a prendere lui, tant'è vero che nella mia squadra ho venduto De Jong, ci ho fatto anche bei profits e ci ho piazzato Kessié insieme a Fofana, che al momento sono inamovibili. Veniamo a un argomento adesso delicato, ovvero N'Golo Kanté. Kanté è diventato scarso? Assolutamente no. Kanté è inferiore a Fofana e Kessié? Per me sì. Perché? Allora, parliamo di un giocatore che innanzitutto è 1,68 m, quindi non ha questa gran fisicità, ha normale alto, quindi è meno a tutto tondo, supporta meno la fase offensiva e ha 2 di skill e 3 di piede debole, quindi non solo vi sbaglia i passaggi col sinistro, ma le 3 di skill lo rendono anche un po' più impacciato. In particolare, è vero che lui c'ha delle stats della Madonna, 90 di lettura, 91 di intercetto, 93 di aggressività, eccetera, eccetera, però il tutto viene un po' penalizzato dall'altezza, perché effettivamente alcune palle che gli passano magari a quei 5 cm in più dalla sua gamba non la riesce a prendere. Per carità, è un giocatore fenomenale ancora oggi, Kanté. Però, se possibile, io onestamente gli preferisco sia Fofana che Kessié, perché mi danno la possibilità sia di poter difendere, sia di poter avere una fase di impostazione di qualità, rispetto a Kanté, che onestamente ci ha sempre abituato ad avere dei passaggi abbastanza ridicoli. Infatti 82 di corto e 79 di lungo, ripeto, con il 3 di piede debole, sono spesso e volentieri sinonimo di palla che non arriva al nostro compagno. Quindi questo è praticamente uno che difende e imposta quasi niente, quindi ha solamente la fase difensiva come sua prerogativa principale, motivo per il quale per me è stato ormai soppiantato da giocatori come questi che sono molto 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 più completi. Andiamo avanti, arriviamo a Sandrino Tonali, perché spesso mi chiedete se prendere che sì o Tonali, stesso discorso, perché qua abbiamo un giocatore che comunque è lievemente inferiore a livello di fisicità rispetto a Kessié, ma normale alto, non alto alto, e in più per quanto riguarda skill e piede debole è uguale, sarà magari lievemente più veloce, ma vi assicuro che non lo sentite come sentite Kessié, perché a livello di aggressività, pure se ne ha di più, quel Kessié è molto 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 più automatico. In più quell'intercettazione e quella lettura difensiva con parametri verde chiaro, vi assicuro che si fanno sentire, infatti in mezzo al campo spesso e volentieri se non mettete il piede voi, lui non arriva a metterlo. Stesso discorso vale per Arturo Vidal, che in questo caso è alto alto, quindi è molto più simile a Kessié, ha 3 di skill e 4 di debole anche lui, e se andiamo a guardare le statistiche, considerando che potrebbe anche prendere degli upgrade, magari inizia ad avvicinarsi, e infatti volendo, se vogliamo pensare a un'alternativa più che Tonali, secondo me sesto Vidal becca gli upgrade potrebbe essere lui, anche se dalla sua Vidal c'ha il fatto che non ha i link buoni che ha questo che sì, perché questo che sia veramente dei link eccezionali rispetto a quelli che ha Vidal, che comunque però ha 96 di aggressività, 83 di lettura, 85 di intercettazione, 84 di agilità, per cui è comunque un bel giocatorino a tutto tondo, quindi da tenere d'occhio se dovesse prendere un upgrade. Quindi diciamo che questi secondo me sono i giocatori più chiacchierati del momento per quanto riguarda il centrocampo. Io vi posso dire che sia Fofana Uber Alles, si può scegliere poi uno dei due da abbinare a un giocatore magari più tecnico alla De Jong, da evitare secondo me Kanté se si può prendere uno di questi due, e da evitare Tonali sicuramente se si può prendere Kessié, da valutare Vidal con gli eventuali upgrade. Quindi questo per quanto riguarda questi giocatori qui. Passando invece a quello che è il discorso relativo al buon Kunku che è uscito Potm, e qui parliamone, perché questa è la millesima versione Potm speciale che è uscita di Nkunku, perché abbiamo avuto il rule breaker, abbiamo avuto l'if, eccetera eccetera. Se noi analizziamo questo Nkunku, innanzitutto appare enorme un problema, quello del work rate, normale normale è sinonimo di passività. 4 di skill e 3 di piede debole, anche qua ci serve la skill? No, ci serve di più il piede debole per evitare di sbagliare i passaggi, quindi un quid che non ci serve per una carta del genere. Poi, se noi andiamo a valutare quella che è la versione rule breaker, cosa è cambiato? C'è stato un downgrade di passaggio a favore di un aumento di tiro, ma noi stiamo parlando di un giocatore che andrà a ricoprire prettamente i ruoli
del centrocampo, per cui OCC o CDC, quindi con compiti più difensivi. E a noi che cosa interessa? Che questa carta sappia concludere o sappia passare il pallone? È vero che comunque questo Potm ha degli ottimi passaggi, ma veramente ottimi, 91 e 88, e l'altro 95 e 92, vuol dire che praticamente è quasi infallibile col suo piede, perché occhio al tripiede debole. Però a noi questo aumento di tiro poco ci importa, per cui se voi avete questo qui non pensate nessun motivo al mondo di fare questo Potm. Ma anche se voi per un motivo o un altro avete l'If, raga, ma cosa cambia tra l'If e il Potm? Cambia questo più 2 che ha avuto in tiro. Certo, il Potm c'ha anche un pelino di dribbling in più, è più veloce, perché è più veloce, ma un poco, e c'ha passaggi che sono lievemente meglio. E questo costa 50k ed è scambiabile rispetto al Potm, che vi viene a costare più di 200k, e voi andate a mettere dei non scambiabili o comunque dei crediti su una carta che non potete rimpiazzare monetizzandola, ma che una volta che non usate più, o la usate da Super Sub o la riciclate a sua volta in una SBC. Quindi qual è il mio parere su questo Nkunku? È che onestamente questo aumento statistico è avvenuto nelle stats che non sono cruciali, per cui se voi avete Rule Breaker ve lo tenete, se voi avete l'If, ma pure potete tenervi quello, perché è vero che certo questo difende di più rispetto all'If, però è vero pure che l'If lo pagate 50k. Quindi onestamente io questo Nkunku, vista tutta quella che è l'offerta e la ricchezza di alternative al centrocampo, non lo andrei a sbloccare. Quindi raga, questo per quanto riguarda tutta quella che è la situazione dei centrocampisti, e in particolare anche la situazione relativa alla sfida di Nkunku. Mi raccomando, come al solito, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Vi ricordo che in descrizione trovate tutte le info relative a quelli che sono i miei partner, in più alla piattaforma Viola, dove sono live tutti i giorni. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi. Ciao.